una squadra giovane, una squadra moderna, una squadra che sarà da subito in tempi rapidi a servizio della collettività. Abbiamo dato una grande risposta ai cittadini rosetani, lo avevamo promesso e non potevamo non farlo. Una squadra che avrà in figure come Angelo Marcone, ex consigliere comunale, il ruolo di vice sindaco e assessorati importanti come lavori pubblici, manutenzione e servizi cimiteriali, in Gianni Mazzocchetti di Roseto in Azione, un assessorato alla rigenerazione urbana affiancato a quello al patrimonio, nella figura di Lorena Mastrilli di Operazione Turismo, tre deleghe molto importanti, cioè il turismo appunto, lo sport e il commercio. Zaira Sottanelli, sempre di Roseto in Azione, si occuperà di bilancio, programmazione economica, personale e politica del lavoro, fino ad arrivare a Francesco Luciani del gruppo Nunes Sindaco, per Nunes Sindaco, che si occuperà di sociale, istruzione, cultura, ma soprattutto di transizione digitale. Ecco, una squadra che vedrà nel sindaco il perno centrale, terrò a me due deleghe molto importanti, quelle dell'ambiente e del PNRR, e nel futuro daremo ai nostri consiglieri, diciamo, che siederanno in consiglio, delle deleghe per cercare di completare il panorama, perché bisognerà lavorare da subito ed essere sinergici per una buonissima amministrazione. Ruolo di Presidente del Consiglio? La partecipazione e la revisione dello statuto con le sue, diciamo, peculiarità richiedevano una figura professionalmente preparata, politicamente importante, un grande ruolo di collante di tutti i gruppi. Per questo abbiamo scelto unanimemente come maggioranza di indicare nella figura dell'avvocato Gabriele Recchiuti il ruolo di futuro Presidente del Consiglio, lo proporremo nel primo Consiglio Comunale, e di certo lei a rappresentare sullo scranno più alto poi dell'assise pubblica questo ruolo istituzionale fondamentale.